Quindi è anche un problema di formazione, è un problema di cambiare anche la mentalità degli uomini dell'IT. La formazione è centrale, nel senso che probabilmente i nuovi modelli di sourcing permetteranno anche di trovare modalità diverse, di dotarsi appunto di tecnologie, di asset, di servizi. Lo skill, la competenza che tu hai sul collaboratore che opera nella direzione è invece centrale, il core. Quindi di fatto noi dobbiamo puntare su quelle che sono le competenze delle persone, no? Che iniziano ad essere di due tipi. Noi abbiamo investito molto in passato sulla competenza di tipo professionale, abbiamo puntato molto ad avere molte persone certificate nei vari ambiti, quindi nel mondo del networking, nel mondo delle tecnologie e quant'altro. Oggi ci rendiamo conto che la competenza sulla quale dobbiamo investire è una competenza più trasversale, direi quasi di tipo cognitivo, comportamentale. Spesso chi arriva dalla tecnologia magari è bravissima dal punto di vista professionale, ma ha sviluppato meno una competenza di quel genere, è su quella che stiamo investendo, anche per permettere a persone che hanno skill diversi di lavorare assieme. Sembra strano, ma chi ha ad esempio sviluppato la propria professionalità all'interno di un settore rete, a lavorare con chi sviluppa l'applicazione, arrivano comunque da mondi diversi. E quindi tu li devi portare ad avere uno zoccolo duro comune che è appunto quello che io chiamo la competenza di tipo comportamentale, no? Più di tipo cognitivo e magari valorizzando però l'aspetto professionale che ognuno è in grado di portare all'interno di questi gruppi di lavoro. Bene, quindi immagino che ci saranno tanti cantieri aperti, come hai detto prima, tante finestre che si stanno aprendo e quindi ti auguro di portare a compimento tutti gli obiettivi che ti stai ponendo, che non sono sicuramente facili. Sì, guarda, io se stiamo chiudendo, vorrei dire ancora una cosa. Non mi ero mai occupato prima anche di organizzazione, però sembrava quasi endemico, presente nella cultura, nella mentalità delle persone, io credo di tutto il nostro mondo occidentale, un po' l'impostazione che diede Adam Smith di andare a massimizzare, a valorizzare al massimo la singola componente per avere il massimo valore, ad esempio, di un'organizzazione, in questo caso nell'ambito dell'ICT. John Nash, tra l'altro c'è un film bellissimo che mi ha fatto proprio riflettere su questa cosa, no? Tra l'altro premio Nobel, matematico, ha iniziato a parlare di dinamiche dominanti, cioè il fatto che probabilmente quell'approccio, che è un approccio che pervade tutta la società, l'economia, il finance, la stessa società civile, probabilmente deve trovare una compensazione, cioè da una parte dobbiamo trovare il modo di massimizzare al massimo quello che io posso fare, ma chiedendomi sempre in questa modalità di massimizzazione un altro driver, che è il gruppo, che è l'appartenenza. Allora, se in qualche modo riusciamo, anche con l'organizzazione che dicevo prima, non solo ad avere la massima efficienza possibile nell'operation, non solo ad avere la massima capacità progettuale nell'ingegneria, ma andando a trovare la compensazione tra ciò che posso fare come meglio per me, come ambito di appartenenza e per il gruppo, probabilmente si inizia anche a creare una dimensione, voglio dire anche comportamentale, culturale diversa. E questo poi lo puoi far scalare, quindi nel momento in cui tu come direzione ICT appartieni a un gruppo più ampio, dove magari ci sono persone che arrivano dal marketing, dai palinsesti, vale di nuovo la stessa logica, è inutile massimizzare la mia presenza se non cerco di capire qual è il modo migliore per massimizzare però anche quella del gruppo. E poi nell'ambito della RAI stessa, nell'ambito del suo humus culturale e sociale dove essere presente, no? Ad esempio all'interno di tutto il mondo delle media company, che probabilmente questo può portare anche un modo diverso per andare a valutare le nostre scelte, le nostre decisioni e quindi anche i corretti posizionamenti che dobbiamo trovare negli ambiti di competenza. Bene, ti ringraziamo molto Massimo Grazie. Rosso, ma soprattutto in bocca al lupo. Grazie, grazie a te, crepi, soprattutto.